benvenuti in questo nuovo video. Io sono Doina, benvenute se siete nuovi, bentornati se mi seguite sempre, grazie mille di essere ritornati qua. Allora, oggi siamo qua per parlare di una cosa che a me piace tantissimo, la moda di seconda mano, la moda sostenibile di seconda mano, la moda, insomma, le cose usate. Io sono una patita delle cose usate. Se posso comprare tutto usato, lo farò, sappiatelo. Però oggi parleremo in particolare dei vestiti. E voglio fare questo video perché? Voglio fare questo video più che altro per raccontarvi un po' la mia esperienza che ho avuto con l'usato e anche farvi capire un po' gli sbagli che ho fatto io e se magari voi siete le prime armi con l'usato, cose che potete evitare. Sì, non siate scemi come me. Tutto qua. Quindi cominciamo. Allora, io 3 anni fa sono passata, insomma, questo lato oscuro della sostenibilità e ho iniziato a informarmi sulle cose che potevo cambiare nella mia vita e una delle cose che più mi ha colpito è stato appunto la fast fashion. Quindi mi sono vista il documentario The True Cost, questa cosa mi ha colpito molto, non sapevo assolutamente niente di cosa ci fosse dietro tutti questi brand fast fashion. Ho deciso di boicottare tutto, di boicottare la fast fashion. Allo stesso tempo lo ammetto che sono stata in una posizione di molto molto vantaggio, perché comunque vivendo a Montreal qua ci sono tantissimi negozi di seconda mano, ci sono tantissimi negozi vintage, veramente c'è tanta scelta. Qua in Canada l'usato è visto benissimo, nel senso che non è una cosa di cui la gente si vergogna, e anche le persone della mia età o comunque anche quelli più giovani, gli adolescenti di adesso vanno piuttosto nei thrift shop invece di andare effettivamente nei negozi di centri commerciali. Proprio è una cosa, un'attività che fanno molto di più, cioè secondo me rispetto agli italiani. Arriva anche in Italia, secondo me sta arrivando pian piano anche un po' cambiare la mentalità dell'usato, ma qua in Canada veramente l'usato è tipo pazzesco e c'è anche tanta scelta. Quindi giustamente questo mi ha aiutato anche a fare questa transizione, cosa che non può valere per tutti, ecco, ci tengo a fare questa premessa. Cosa è successo? È successo che io comunque, quando ho boicottato la fast fashion, io prima non dico che fossi una shopaholic, ma comunque mi trovavo a comprare cose di cui non avevo assolutamente bisogno, magari se erano in sconto attiravano molto di più la mia attenzione ed erano cose sempre di non di qualità, non erano cose veramente, cioè a parte non aver bisogno, proprio non guardavo mai i materiali, cioè non mi facevo mai questi problemi, guardavo poi magari dopo un mese mi stufavo e dicevo vabbè cazzo me ne l'ho pagata poco, no? Cosa è successo? Che quando sono passata, diciamo, al second hand, il mio, cioè, non era cambiato lo switch, no? Dal ok, adesso puoi comprare usato, ma questo non vuol dire che devi per forza comprare usato, hai bisogno di qualcosa di comprare usato, ok, compralo, se no non è che per forza lo devi fare. Cosa che invece non avevo captato bene. Quindi diciamo che il primo anno in cui ero, diciamo, sostenibile, ho girato molto i thrift shop e ho comprato, non dico tante cose, perché secondo me non ho comprato così tante cose, ma comunque ho comprato cose di cui non è che ne avessi bisogno veramente e non erano mai scelte intelligenti, non erano mai vestiti di cui che dici ah una buona qualità, no, era magari un vestito di Zara oppure ah bello questo, lo abbinerò a questo, no, magari era una gonnellina coi fiori che onestamente non sono più riuscita ad abbinare effettivamente, eccetera eccetera, no? Le uniche scelte che devo dire che ho fatto super intelligentemente sono stati i cappotti. Quello non ho sbagliato una virgola, proprio su quello non ho sbagliato niente. Però su altre cose invece ho fatto le scelte di merda, c'è poco da fa. Quindi partiamo dalla prima cosa. Quando passate al second hand, non buttatevi subito, oh mio Dio, sì, che bello, compriamo second hand, perché sì, c'è l'emozione del non vedo l'ora di comprare qualcosa second hand, che mi piace, che mi entra, che mi fa star sentire bene, eccetera, non c'è niente, assolutamente niente di male, però se volete appunto non cadere nelle stesse abitudini che avevate con la fast fashion, è sempre meglio prenderla un po' piano. Io non l'ho presa piano. Tutto qua, cioè voglio dire che io non l'ho presa piano, io andavo in negozio, mi piaceva una cosa, magari costava anche poco, topissimo, mia, pazzesca. E devo ammettere che ci sono dei vestiti che ho comprato nel 2019 che io non possiedo più, cioè sono sopravvissuti di più i miei vestiti fast fashion comprati da catene fast fashion piuttosto che quei vestiti che ho comprato usati in un momento di euforia totale perché era usato e quindi costava poco eccetera eccetera, piuttosto che i miei vestiti fast fashion, per esempio, sono sopravvissuti più quelli che altri. Poi giustamente con il tempo vi ho raccontato in un video, comunque in uno degli ultimi video, che ho avuto problemi con il peso, che tuttora non è che si sia risolta la cosa, io continuo per la mia strada, vedremo un po'.
che molti vestiti, diciamo, che ho comprato non mi entravano neanche più, quindi in quel caso tantissime di queste cose le ho vendute, nonostante non volessi sbarazzarmi, le ho vendute perché a un certo punto devi anche mettertela via, che forse non tornerò più a avere il fisichetto che avevo 3 anni fa. Poi cosa è successo? È successo che ho iniziato ad amare molti più stili allo stesso tempo. Allora, io sono sempre stata una che ha seguito tantissimi stili, nel stili per modo di dire. Mi sono sempre vestita da maschiaccio, soprattutto quando ero adolescente. Ho avuto il mio periodo emo, come tutti i millennial, credo. Poi ho avuto il mio periodo in cui mi vestivo solo di cose larghe, era proprio una cosa che non volevo vestirmi con altro se non cose larghe. Poi ho avuto il mio periodo in cui ho iniziato a vestirmi da femmina, secondo le dette di mia mamma. Poi è stato il periodo in cui volevo vestirmi elegante, ma non capivo un cazzo di come vestirmi elegante. Quindi ho molto difficoltà a trovare il mio stile in tutta la mia vita, sia perché compravo da fast fashion, sia perché comunque seguivo i trend. Non pensavo mai effettivamente cos'è una cosa che mi piace, che piace a me, non che è una cosa che vedo nel negozio e quindi la prendo. E quindi anche comprare usato mi ha aiutato in questa cosa, perché ho iniziato a riflettere molto di più sul mio stile. Quindi sì, nell'ultimo anno e mezzo che c'è stata la pandemia, giustamente tanta gente ha detto: beh, io in quest'anno e mezzo di pandemia non ho comprato vestiti, io invece ho fatto il contrario. Lo ammetto anche senza vergogna che questo anno e mezzo in cui siamo stati chiusi in casa, io ho capito molto di più le cose che mi piacciono del mio armadio e le cose che invece non le metto, perché chi cacchio le metteva e perché le mettevo, no? Quindi devo dire che in quest'ultimo anno ho venduto tante delle mie cose, alcune sono riuscita a donarle a un'associazione che si occupava dei senzatetto, soprattutto le cose d'inverno. Però moltissime cose le ho vendute e ne sono molto contenta, perché è sempre meglio riuscire magari a trovare un nuovo padrone ai vestiti di cui devo sbarazzarti, piuttosto che donarli chissà dove, che non sai dove finiscono. Ecco, poi non c'è niente di male nel donare i vestiti, sia chiaro. E quindi ho capito molto meglio che tipo di armadio volevo avere. Ho iniziato a sentirmi molto più vicina allo stile vintage, o comunque a sentirmi più vicina a certi tipi di capi. Per esempio, adesso ho fatto una collezione non male di camicette. Però c'è da dire una cosa, io le metto sempre le camicette, e non ho mai nascosto questa cosa di non essere assolutamente minimalista nel fatto dei vestiti, perché magari c'è qualcuno che si esprime tramite il trucco, tramite i capelli, tramite i gioielli, eccetera. Io mi piace esprimermi tramite i vestiti. Oltretutto, ci ho messo tanti anni prima di capire come vestirmi, come abbinare le cose, come fare le cose senza seguire i trend, senza che qualcuno mi dicesse: ah, no, devi fare così invece di far così. E quindi adesso sono arrivata in un momento in cui mi piace sperimentare, però mi piace tipo sperimentare con certi tipi di vestiti, ma che siano anche vestiti che mi facciano sentire a mio agio. Questo è importantissimo. Quindi volevo anche fare un video sulle mie camicette, oltretutto lo farò perché voglio farvi vedere quelle vintage più che altro, per far vedere anche che ci sono cose molto belle. Poi vi dirò, i vintage ovviamente costa un po' di più. La seconda, cioè un'altra cosa importante è il fatto che non guardavo i materiali all'inizio, cioè io compravo e magari compravo la cosa di Zara, dicevo sì, carinissima, ma poi effettivamente non guardavo i materiali, cioè non so che quando si compra usato, giustamente la prima cosa che tu pensi è: la compro usato, pazzesco, bellissimo, è un vestito che mi piace. Poi vi dico, anch'io ho comprato cose fast fashion comunque per il semplice fatto che magari ci sono certi tipi di vestiti che sono più il mio stile rispetto ad altri, però non guardavo mai, 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 mai i materiali, che è una cosa sbagliatissima secondo me, non solo perché rilasciano le microplastiche nell'ambiente, ma anche perché sono vestiti che a un certo punto o sudi troppo o ti provocano irritazione o si strappano o si rovinano, o cioè bisogna sempre fare attenzione veramente ai materiali, che è una cosa importantissima. Su alcuni faccio molto caso, su altri invece punto di più: ah, mi piace molto questa, anche se è una cosa vintage, però è comunque un poliestere, dico vabbè, però mi piace molto il modello, quindi ci sta, anche se cerco comunque adesso di puntare molto di più sui materiali. Per esempio, i miei cappotti sono tutti materiali che tengono caldo, quindi sono fatti di lana. Li ho comprati tutti usati, perché comunque qua in Canada senza un buon cappotto di lana, secondo me, non sopravvivi. Ho il piumino, ma a me il piumino come stile non... Per esempio, a me il piumino non piace, proprio perché lo trovo un capo di quelli che lo usi magari per andare in montagna a sciare, ma non per andare in giro. Quindi mi piace essere stilosa anche con il freddo. Sì. Quindi appunto, i materiali secondo me sono una cosa molto importante.
a cui dare peso, sia per capire un attimo se effettivamente quel prezzo valga il capo, sia per sentirvi voi meglio con le cose che indossate. Un'altra cosa è veramente puntare su, perché appunto tantissime cose usate sono fast fashion, quindi tendiamo magari sempre a dire ok, vado a comprarmi le cose usate, ed è sempre la cosa di fast fashion che magari ha seguito un trend, che magari è una cosa difficile da abbinare, o che è una, magari una cosa di cui vi stuferete in fretta. Vi faccio un esempio: io per esempio ho avuto un vestito con i fiori, non era troppo fiorelloso, no? Però comunque dopo un po' mi ha stufato, è stato proprio un cioè non era un vestito tipo questo che è pazzesco, che mi piace tanto sia i fiori sia il colore sia la forma, ma era proprio un vestito con tipo, non lo so, avete presente Disegual? Ecco, tremendo, quello era praticamente. Quindi anche lì fate attenzione, cioè cercate di pensare meglio a come abbinare i vestiti tra di loro, cioè non comprate una cosa solo perché vi piace sul momento, ma capite se quel colore va effettivamente bene con ciò che avete in armadio. Per esempio l'altro giorno ho visto un blazer che mi piaceva tantissimo, però era viola, cioè era tipo, come si dice, era un plaid, però era viola, e mi sono detta bellissimo il viola, adoro il viola, poi però ho detto ma io non c'ho un cacchio di viola, non ho nessun vestito viola effettivamente, e i miei pantaloni, tranne i jeans che sono neri, tutti i miei altri pantaloni sono comunque un arancione scuro, un marroncino chiaro, ho anche un paio verdi, quindi veramente non sarebbe andato bene con niente di ciò che avevo in armadio, e quindi al momento mi sono detta bellissimo, poi ho detto aspetta un attimo, ma con cosa lo metterò? Cioè perché in realtà lo posso mettere con i jeans, però non è che prendi un capo per abbinarlo solo con i jeans, no? Non so se mi spiego. Quindi anche questo, quando andate a fare shopping, secondo me non c'è niente di male nel comprare, se vi piace la moda, se volete avere dei vestiti in armadio. Io sono l'ultima persona che vi dirà comprate poco, perché io sono la prima che mi piace avere i vestiti, mi piace cambiare, so che è sbagliato, nel senso comprare tante robe e poi mettere sempre le stesse cose, cosa che io ho cercato di cambiare col tempo. Adesso mi sono comprata, che ne so, una camicetta vintage che mi è costata l'ira di Dio, non mi interessa, la metto anche per andare a fare la spesa, perché non ho preso questa camicetta per tenerla per un'occasione speciale, l'ho presa perché mi piaceva, mi piace lo stile, mi rappresenta, top. Quindi questo per dire che appunto cercate di pensare bene se si abbinano tra di loro i vestiti, anche se ne avete tanti, di farli abbinare tra di loro, di non prendere un colore a caso che non si abbina con niente. Io per esempio adesso il mio armadio è abbastanza tutto basato sul bianco, su qualche colore pastello e basta, cioè, e qualche cosa rosso. Io adoro il rosso e tutti mi dicono che il rosso mi sta da Dio, eppure non trovo tante cose rosse, cioè vabbè, c'è l'universo che mi odia. Quindi cercate di fare questa scelta di pensare bene a cosa avete a casa prima di comprare cosa, poi ovviamente anche del evitare di comprare cose che magari vi piace sul momento ma che non metterete più. A me è successo, ho comprato delle cose dicendo oh mio Dio questa cosa pazzesca, questo brand pazzesco, oh my god, e c'era un po' anche questa FOMO del fatto che quando tu compri usato sai che questa cosa potresti non trovarla più, quindi è una cosa, sono sempre cose uniche, non le trovi più, e quindi hai molto questa paura del oh mio Dio se non la prendo adesso non la troverò più. Non fate questo sbaglio, se una cosa vi piace tantissimo, ok, ma io per esempio adesso con Depop, magari con i negozi fisici è più difficile fare questo, ma io con Depop quello che faccio è mettere like alle cose. Se c'è una cosa che mi fa impazzire, ci penso su un 24-48 ore. Con alcuni capi è successo che sono stati venduti in questi 24-48 ore, invece con altri capi, per esempio, da poco mi sono comprata un completo rosso che lo tenevo d'occhio da così tanto tempo, non avete idea, e l'altro giorno ci sono tornata su e ho detto no vabbè, era tipo un anno che lo tenevo d'occhio, questo completo non è mai stato venduto. Perché giustamente costicchiava un pochino e sì, cioè secondo me era anche questo, e alla fine l'ho comprato, però ci ho pensato su un anno. Invece con le altre cose magari cerco di pensarci su 24-48 ore, se invece me ne dimentico, tipo il giorno dopo mi dimentico, significa che non era così importante, magari significa che sul momento ho detto oh mio Dio che figata questa cosa, che mi è successo con molti capi, cioè sul momento ero tipo oh my god bellissimo, poi che cacchio si ricordava più, andavo ogni tanto nei miei like di Depop e ho detto ah questa cosa è stata venduta, ok. Quindi anche lì cercate, se comprate online secondo me pensateci su,
cioè prima di buttarvi. Poi, come ho detto, io non sarò l'ultima a dirvi dovete comprare solo una cosa all'anno. Io in primis ho fatto la challenge no buy, per esempio, non ho comprato niente per 6 mesi, poi cioè non è vero che non ho comprato proprio niente, c'è gente più seria di me che ha fatto questa challenge, c'è gente che ha fatto anche il no buy challenge per un anno, e io potrei benissimo farlo perché in questo momento nel mio armadio è abbastanza, mi sento abbastanza soddisfatta, e ho cercato anche di portare molti vestiti. Ultimamente ho modificato tantissimi dei miei vestiti invece di deprimermi. Ho detto modifichiamo, facciamoli entrare di nuovo. Direi che comprare usato sarà comunque sempre meno impattante del comprare nuovo, comprare fast fashion e tutto. Non vi dirò di datevi alla pazza gioia, del tipo comprare tutto solo perché costa poco, però cercate di trovare il vostro stile. Io ci ho messo tanto, ci ho messo veramente tanto a trovare il mio stile e adesso posso essere soddisfatta, posso capire effettivamente quali sono le cose che mi piacciono, quali sono le cose che sul mio fisico stanno bene, quali sono le cose che se lo metto non mi sentirò a disagio, questo voglio dire. Quindi bocca al lupo se siete all'inizio, se invece siete degli esperti del second hand e avete consigli, lasciate tutti i consigli qua sotto in modo che la gente veda. Doina che sta editando, volevo dirvi che la mia fotocamera è morta, e quindi mi sono dimenticata di salutarvi, quindi grazie per essere arrivata alla fine di questo video, non mi faccio vedere perché non volete vedermi, e niente, grazie per aver visto questo video, come stavo dicendo, se avete altri consigli lasciateli assolutamente nei commenti e noi ci vediamo la prossima volta, ciao!